E signori, capitolo 2, infiltrazione. Siamo tornati indietro a un bellissimo flashback risalente a 4 mesi prima rispetto all'incidente col treno che Nathan ha avuto nel capitolo precedente. Siamo qua ad Istanbul, una città, diciamo, normale, se così possiamo chiamarla, dopo tutte quelle cose che abbiamo girato. Ma a che ti riferisci? E vediamo un po' cosa ci chiedono. Ok, aggrappati lì. No. Vabbè, sei stronzo allora. Vai. Madonna. Ehi, aspetta. Qua non va. Da qualche parte abbiamo sbagliato strada. Guarda che l'hai sbagliata te strada. Ehi, scommetti che porta dietro. Ancora ste bande, no. E da lì penetriamo. Ancora ste bande orizzontali. A caso. Cioè? Dammi una spinta. Dammi una spinta dovrebbe chiederlo Chloe. Non Nathan. Bullshit, raga. Eccoci qua. Ovvio. Grazie. È un bellissimo gioco questo, ma penso sia veramente il gioco più prevedibile della storia. Ci siamo. Verrà giù quella scala. Pronto a tutto. Ma invece no. Andiamo. Siamo salvi. Ok, dove siamo, dove non siamo? Dove siamo, dove non siamo? C'è da aprire quella porta lì per forza, quel portone. Tesoro, primo tesoro. Esamina, moneta d'oro bizantina, che poi non c'è neanche una spiegazione, cioè non c'è neanche soddisfazione né raccogliere questi tesori alla fine, perché ti spiegano un cazzo. Ripremuto. Arriva su e afferra la scala. Ok. Andiamo. Ok. Vai Harry, vai. Sì. Ok, lanciata, è tutta tua. Grazie. Ok, beh, livello grafico, parkour, movimenti, fluidità, non c'è neanche paragone. Madonna. Di qui non si passa, almeno se ci tieni alla pelle. Ci tengo alle palle. Da qualche parte c'è una valvola di spegnimento. Allora vedi di trovarla. Sarà di giù, Aspetta. C'è un altro tesoro qua? Occhio del male di vetro. Però se qua tu mi hai messo il tesoro, significa che tu non mi ci metterai altro, vero? Esattamente così. Scontato. Scritto proprio. Sei pazzo. Dobbiamo riuscire a spegnerlo. Ok, forse ce l'ho. Potrebbe essere là sopra. Invece sì, è proprio là sopra. Solo che con quest'illuminazione non è che aiuti più di tanto. Oh. Dai.
sicuramente sarà acqua calda. Bravo, Nathan. Non si può buttare giù il compagno? Una cosa che ad Assassin's Creed ovviamente portava alla desincronizzazione, mi piaceva fare troppo una volta. Poi ho cominciato a fare i video e la cosa è cambiata, non ho potuto più farlo, però comunque sia ci deve essere una porta proprio dietro l'angolo. Ci stiamo cacciando nei guai, cominciano i guai adesso. Una volta dentro, attieniti al piano, ok? Non ti mancava tutto questo? Sono qui, no? Qua c'è qualcosa che non va in questo Uncharted. Uccidetemi. Terzo trofeo. Anello ottomano. Non male. Chiusa a chiave. Chiusa a chiave. Arsenio Lupin era mio nonno, lo sapevi? Aspetta. C'è un allarme. L'ultima volta non c'era. È Arsenio Lupin. Grande. E adesso? Va spento. Beh, posso disattivarlo se troviamo la centralina. Watch Dogs! Deve essere qui da qualche parte. Allora, ci sono dei fili. Che fanno il giro del muro. E dove vanno sti fili? Potrebbe essere qui. Madonna. Giocare a Watch Dogs ha i suoi pregi. Ha i suoi pregi. Ok, ci siamo. Quella mia. Ok. Oh, finalmente l'uccisione furtiva. Una cosa che mancava tantissimo nel primo capitolo. Finalmente lo stealth Assassin's Creed ha fatto il suo dovere, portando lo stealth nel, diffondendo l'importanza dello stealth. E da qui non si arriva al tetto. Dovremmo superare il prossimo cortile, dopo quel cancello. Beh, andiamo. Infatti questa è la musichina da Assassin's Creed. Cambiare angolo. Senin burada olmaman lazım. Zitto. Dobbiamo arrivare su quel balcone. La stavo rischiando grossa, Ok. Però ha funzionato. Gece vardiyasında çalışmaktan nefret ediyorum. Cazzo hanno fatto a non vedermi. Hiçbir şey olmuyor. Bazen o kadar canım sıkılıyor ki. Okay. Bravi. Dove sei? Ellie. Andiamo, ti aspetti. Daha çok. 15 dakikaya kadar bitiyor. Ho trovato un cadavere, mi sa. Ok, ci siamo quasi. Io a destra, tu a sinistra. Dormi, dormi. Tekken. Mm.
Ecco il bastardo. Mi sa che mi sto mettendo nella merda. Ok, non tempo di reazione, il che non è male. Lui si è già sbarazzato, tranquillo. Ok, dovremmo riuscire a sollevarlo e passarci sotto. Oh, oh, non correre, c'è un altro allarme. Grandioso, te ne occupi tu. Aspetta qui. Allora, riseguiamo il filo. Dov'è l'allarme? Lì. Gli allarmi diventeranno la principale caratteristica di questo gioco, state a vedere. Però va su. Che palle. Va quella scatolina. Non vorrei bisognasse fare questo. Esatto. Secondo, cioè, che cazzo di senso c'ha mettere l'interruttore dell'allarme lassù? Ma nascondetelo in una stanza e buttate via la chiave, no? C'ha senso, raga. Ok. Uno, due, tre. Vai, ci sei. In fretta. Ok, ok. Si dividono adesso. No, scherzo. Muoviti. Piano. Piano. Non mi dica che ci beccano. Ok, dobbiamo attraversare il cortile per arrivare sul tetto. Ok, siamo tutti Uncharted 4, Porco, lo faccio fare a te. Andata. Verso la fontana. Dov'è la fontana laggiù? Sei la maga. Vuoi viaggiare in office? Non l'avevo mica visto, ragazzi. Ho visto bianco all'ultimo. Lui, posso fare questo? Bravo. Certo, dormono proprio in piedi questi, eh. Grazie Harry per darmi una mano, eh. Non c'è di che. Bello. Uccisione dal nascondiglio. Più 10 punti. Royal Rumble, trofeo argento. Minchia. C'è ancora uno che c'ha la torcia bastarda. Anzi, ce n'è due. Non uno, due. Maledetta la torcia bastarda. Ok. Uno. Va fuori così. Oh, si è reso utile. Ora ci basta solo arrivare a quella finestra. No, io però voglio finire il lavoro. Che ce ne sono un bel po'. Zitto. Arrivo prima io, coglione. Ok. Sinistra. Giù. Via. A posto. Ah, però. Not bad. Merda. E adesso? L'avevo nel culo. Sembra sia arrivato il momento di giocare il nostro jolly. Che bravo. Pistole, cosa credi di... Rilassati, Gandhi. Sono solo pistole tranquillanti, assolutamente non letali. La tua coscienza resta... ma è il rumore il problema. Oh, beh. Buona idea. Bene,
C'è un'altra cosa. Questi affari hanno gittata corta. Dobbiamo avvicinarci di più. Tutto chiaro? So usare una pistola, genio. Bene. Ok, stendiamo quei ceffi. Bu kutular ya bizim taşımamızı beklemiyor. Un colpo solo. Bunlar ne ki zaten? Eski sergiden kalan eşyalar. Depoya gidiyorlar. Ona çerçöp gibi geldi daha çok. Bravi. Ah, ok, tipo il lo storditore. Un coglione. E crolla. Bravo. Arriviamo su quella passerella. Su quella passerina no. Può farci comodo. Ah, ok. Avere delle ruote è bello pesante. Ok, forse ci siamo. Ci servirebbe un bel cavallo. E a trovarlo. Quelle travi ci porteranno sul tetto, se riusciamo ad arrivarci. Soprattutto quello. Ah, c'è il rampino, il ragazzo. Vai pure. Lascia fa a me, va. Prima che combini dei danni. Cominciamo con l'ondeggiamento. Ehi! E là ricorre. Godo. A parte, vorrei tanto sapere come mi avrebbe visto, ma vabbè. Grazie, amico. Avrebbe visto lui sicuramente. Muoviti. Ok, ok, vengo. La prossima volta prendo l'ascensore. È sicuramente molto più convincente del capitolo scorso. Continuo a ripetere, non mai mi stancherò. Fatevi una ragione, raga. Almeno però non ho incontrato bug. E la cosa è molto importante. Poi dobbiamo vederla nella sua integrità, ma per ora, ragazzi, nulla da dire. Dai. Eccoci qui. Ci siamo, ecco la torre. Ci avviciniamo. La torre di Galata, magari. È ancorché ovvia. Non è quella la torre di Galata. Salta. Bravo. Non guardare in basso. Non guardare in basso, non guardare in basso. E non guardare in chitarra, non guardare in chitarra. Uccidetemi dopo questa. Mehmet'e ne oldu? O mu? O artık gündüz vardiyasında çalışıyor. Memnun muymuş? Mutluymuş, öyle dedi. Perché sembra portoghese e in realtà è turco? Misteri della fede. Preso. Mi su. Sei ingrassato, amico. Aia. Oh merda, ci è mancato poco. Vedi di mangiare meno ciambelle, Sì, sì. Attenami le sue ciambelle, il suo fisico, va. Che manco riesco a salire le scale tra un po'. Ok, me ne occupo io. E allora, ciao. Ci risiamo. Salita. Devo ovviamente andarci io, vabbè. No. Mi scende un secondo. Penso che così basti. Ti sto dietro. Bravissimo. Lo dà per scontato. Una guardia sopra di te, una guardia. Assassin's Creed a mani nude. Altro trofeo, ragazzi. Quattro trofei in due capitoli. Dov'è la prossima? Minchia, come le ho trovate le cose, però. Anche la tua casa. Muoviamoci.
Secondo. Non è che c'è un trofeino qua? Chiedo. Niente di personale, ovviamente non c'è. Quando lo vado a cercare non c'è, quando non lo cerco li trovo. Forse dovrei continuare sulla linea del non cercare e trovare lo stesso. Lo sfondo sfocato è fantastico. Bravo. Una guardia sotto di te. Godo. Bene. Andiamo avanti. Ci siamo quasi. Sì, ma per... quasi. Ora ci pensa Chloe, non preoccuparti. Addirittura Chloe. Minchia. Che fine aveva fatto quella? Adesso facciamo così. Vabbè, più easy di così non so cosa ci potesse essere. No, merda. Non possiamo avvicinarci finché la torre è illuminata. Cosa sta facendo? Dai, Chloe. Brava. Hai fatto il tuo dovere. Le chiavi. Lunghissimo sto capitolo, Più del precedente. Ok. Via libera. Beh, prima tu. Prima le signore. Ci siamo. Here we are. Oh, eccola. Sì, e c'è un allarme. Se non sblocchiamo la teca, quell'affare scatterà appena tocchiamo il vetro. Niente paura, amico. Voilà. Ah, oh, bene. Sicuri se è quella giusta? C'è solo un modo per scoprirlo. Scusa, Marco. Merda. Tonnellate e tonnellate di merda. Tutto qua. Ma non ci serve a niente. La luce del Gran Khan. Aspetta un attimo. Che cosa fai? È resina, brucia. Quindi? Dammi il tuo accendino. Cazzo fa? Credi sia una buona idea qua dentro? Forza. Accendi il braciere. Oh, però è geniale. Vediamo. Calato il buio. Le nostre navi furono sospinte dalla marea nella giungla di Giava. Sembra li abbia colpiti uno tsunami. Sì, sulle coste occidentali del Borneo. Questo sì che è utile. Guarda, forse questo monte è il punto di riferimento più vicino all'approdo. Se troviamo il monte, troviamo le navi. Già, bel lavoro, amico. Aspetta, c'è altro. Ok, come se l'oceano cercasse di liberarsi del carico tremendo che portavamo da Shambhala. La maledizione di Cintamani. E che significa? Shambhala. Oddio, Flynn. Cosa? Marco Polo trovò Shambhala. Shangri-La. Stai scherzando? Shangri-La poi lo rincontreremo... portavano la pietra Cintamani. Negli ultimi due capitoli, tipo. Sì, tutto molto affascinante, ma ora dobbiamo andare. Ok, ti seguo subito. Che diavolo stai facendo? Scusa, amico, ma le nostre strade si dividono. Flynn, il nostro piano. No, il tuo piano. Vedi, io ne ho un altro. Gettami la fune, non fare lo stupido. Oh già, certo, sei tu la mente. Però hai sottovalutato un piccolo dettaglio. Giusto, amico? Che vuoi fare ora, spararmi?
No, voglio solo toglierti di mezzo per un po'. Aia. Merda. Credevi non sapessi nulla delle navi sin dall'inizio? Anche uno scolaretto lo avrebbe capito. Flynn, ascolta. Rassegnati, genio. Ti ho fregato. Quanto ci avevo colto, ragazzi. Avevo detto questo, secondo me, poi... Voglio dare... Fa lo stronzo. Ok, ora devo andare. Senza rancore, ok? Adesso tocca scappare anche a noi. Dannazione, Flynn. Il punto è dove vado. Hemen çıkışları kapatın. Kapıyı kapatın. No, 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 no. Ok, ora sono fottuto. Via. Oh. Calma. Genio. Calma. Pensa, Nate, pensa. Genio. Io genio. Açmaya çalışma. Hey! La soluzione potrebbe essere anche correre incessantemente. E arrampicarsi. Addio, stronzi. Sì, di qua io non ho avuto nessuno spoiler, ma me lo sentivo che questo Harry, ragazzi, fosse stronzo. Come diavolo faccio uscire da qui? O burada. Öldürmek için ateş edin. Ateş. Vabbè, grazie del tesoro, ma adesso non è così. Non mi serve. Devo arrivare alla scala. Via, dritte alla scala, senza cazzi. Addio, idioti. Non dire addio, idioti, prima che sia un addio davvero. Scotterà qualcuno, sicuro. Hai sottovalutato un piccolo dettaglio, vero amico? Cosa? 3 mesi. Ammettilo, genio, sei stato fregato. Ah, davvero? Ehi, ehi, ehi! Sully! Sto rovinando lo spettacolo. Oh, che peccato. Sully! Non posso lasciarti solo un minuto? Oh, Sully, è bello vederti. Come va, amico? Questo è quello che doppia il generale Putnam in Assassin's Creed 3, stessa voce. Ho usato il resto dei quei soldi e un po' dei miei, ma ehi! Ah, ehi! Come puzzi! Sì, ma mai come il tuo sigaro. Ah. Come mi hai trovato? Beh, una tua amica si è rivolta a me. Ciao, Nate. Oh, no, no. Un minuto. Sully, buttala fuori e chiudi la porta. Sarà più sicuro qui. Aspetta un minuto, ti ho detto. Ascoltala. Grazie, Victor. Senza offesa, Sully. Ma tu non sei proprio il tipo giusto per giudicare. Specialmente se sono donne. Hai ragione. Comunque... Commento bruttissimo. Oh, no, non è così male. Guarda, ho una tazza tutta per me. Nell'ultima cella ne usavamo una in 8. Ascolta, Nate. Guarda che io apprezzo molto la tua visitina. Ma se tu e Flynn non mi aveste fregato come avete fatto, io non sarei stato qui a marcire in questo buco per 3 mesi. Quindi scusami se adesso... se non volo tra le tue braccia. Io non c'entro affatto. Certo. Te l'ho detto. Non mi vuole ascoltare. Basta, Nate. Hanno trovato le navi. Nel Borneo? Yeah. Sì. E sei risvegliato, sei riavuto. Credevi davvero che Flynn potesse cavarsela da solo? D'accordo, hai ragione. No, loro non l'hanno ancora trovata. Chi sono loro? Flynn e il suo cliente, Lazarevic. Hai presente lo svitato? Hanno lavorato insieme tutto il tempo. E va bene. Se non hanno trovato la pietra, allora c'è ancora tempo. Devi portarci al luogo degli scavi. E gli freghiamo il tesoro proprio sotto il naso. Non se ne accorgeranno. Sì, la mia vendetta è dolce. Guarda, la chiamano la gemma dei desideri. È un oggetto sacro. Come un santo graal buddista? Esatto. Grazie. Sully, senti un po' qui. Nel regno di Shambhala si trova la cosa più preziosa che esiste in tutto il mondo. Un
perfetto zaffiro grezzo di un intenso blu, così grande che un uomo non riuscirebbe a cingerlo con le braccia. Oh, deve proprio valere milioni. Centinaia di milioni. E ce ne sono altri così. Molti altri. La Zarevich ha pagato un sacco di soldi per i diari di Marco Polo. Sono anni che dà la caccia alla pietra cintamani. Beh, se fa affidamento su Flynn, non mi stupisco che non l'abbia ancora trovata. Se do un'occhiata alle carte di Lazarevich, posso trovare quella pietra. Non correre, cowboy. Non è così facile come sembra. Le carte sono nella sua tenda e la sua tenda è al centro dell'accampamento. È una specie di area militarizzata. Ci sono soldati ovunque. E ci dovrò andare da solo. È per questo che ci serve un infiltrato. Qualcuno di cui si fidano. Ok, ho capito dove vuoi arrivare. Ci devi andare tu. Distrarli. Dammi 5 minuti in quella tenda, è il tempo che ci vorrà. Davvero 5 minuti? Oh, perfetto, non toglierò neanche la maglietta. Chloe, veramente stavo pensando... Che zoccola. Esplosione. Sì, anche. Si può fare. Ci stai? Oh, certo che sì, io ci stavo già prima di te. Questo è il Borneo? Insomma, me lo aspettavo migliore. Ci ricevi? Forte e chiaro. Ci siamo quasi. Ambientazione molto simile al capitolo precedente, eh? E appunto, capitolo 3, Borneo. Capitolo precedente intendevo... Dex Fortune. La prima dovrebbe essere proprio davanti a voi. Ok. Avremo modo di vederlo.